sono Tiengo Maddalena, abbiamo un'azienda Maddalena, come si può vedere qui, insomma, che abbiamo portato un po' di pubblicità, e ho iniziato da sola nel 2007, diciamo, e produciamo un po' di cose, poi verdure miste. Da quanti anni Maddalena? È dal 2007 che mi sono messa, cioè ho sempre lavorato sulla terra, ad esempio, però poi ho fatto un po', staccato un po' fare l'operaia, adesso sono tornata sulla terra. È bello ritornare alla terra? Sì. Quante ore di lavoro Maddalena? Quante ore? Da mattina fino a sera, da mattina fino alla sera. Dal lunedì al sabato, dal lunedì al sesto, possibilmente se si può la domenica si stacca, se si può. Molto bello. Grazie, arrivederci. Cosa produce l'azienda Cavittorina? L'azienda Cavittorina produce lavanda che poi viene messa in mazzi, essiccata, oppure viene anche poi distillata e viene fatto l'olio essenziale di lavanda. Dove si trova? Si trova in comune di Adria, in località Bottrighe. Ciao! Allora? Quando filmi non parli? No, mi chiedo ancora una cosa. Non dimenticare di me. Michela, parliamo dell'azienda agricola Galassa. Cosa si produce? Allora, la nostra produzione sono delle mele, succo di mela e le confetture, la salsa piccante, la purea di mela senza zuccheri e della mela cotonea. Che si trova dove? Si trova a Gavello, in vicinanza del cuore. Aspetta che ti faccio vedere. I nostri bigliettini da visita, la via Guccia numero 12 a Gavello. Sì. Sono la moglie del titolare dell'azienda. Produciamo da una quindicina d'anni. Che tipo di piante? Abbiamo un prodotto nostro, una pianta stagionale, comunque prodotti stagionali, dal fiorito al verde, ciclamini, viole, presto avremo le stelle di Natale, le abbiamo comunque in serra, in coltivazione. Abbiamo tantissime cose belle. Dove? A Stieta. Allora, se mi mettete dietro il caffè, anche i ragazzi in cucina, facciamo un paio di cose e poi ce le ricordiamo. Adesso, siamo la nostra offerta del territorio. Poi i primi caldi che sono pasta e farcite, quindi un pasticcio con le verdure e la caspella con radicchio e degli involtini di verza con la carne. Quando vi dirà il signor Mancini che uscirà con due placche, allora togliamo il coperchio, si mettono due placche di traverso e vi troverete a servire Andrea sia l'involtino che pasticcio o caspella. Ma lo dirà lui quando vediamo mano che si va avanti. Bene, il movimento non la tenevo fuori.
E gli aperitivi sono con la mela, vero? Sì. Io con la mela, l'altro invece a base di kiwi, sono già. Buongiorno, sono Giampiero Manca dell'Istituto Alberghiero Cipriani di Adia. In collaborazione con la Camera di Commercio di Rovigo e con le associazioni di categoria, la Coldiretti, abbiamo preparato un menù tipico del territorio. I piatti che sono stati scelti sono espressione dei prodotti che noi abitualmente utilizziamo anche nel nostro istituto. Sono i prodotti del nostro territorio, si parte con la zucca in saor, la zucca in spuma, la zucca dolce. Poi abbiamo utilizzato l'uso del radicchio, il radicchio è preparato nel dolce e nel pasticcio e nelle crespelle. E poi una pasta fresca farcita con le verdure di Lusia. E per completare una serie di assaggini composti dall'uso del porro, l'uso del topinambur, l'uso del cavolfiore, l'uso delle verdure sempre degli orti di Lusia e i dolci più particolari, la patata dolce di Valiera con le mele e la spuma di cachi e la crostatina fatta con il radicchio di Chioggia. I cocktail sono anch'essi preparati con la base della frutta del territorio, il kiwi e un cocktail a base di mela. Allora, io sono dell'azienda agricola Il Chicco Verde, okay, siamo di Villanova. Noi è da anni che produciamo il miele, saranno circa una decina d'anni e stiamo promuovendo i nostri prodotti che riusciamo a tirare fuori dalle api, ecco. Quindi quest'anno è stata un po' critica, ma siamo riusciti a estrapolare piccole dosi, ma un po' di tutto. Dal millefiori di primavera, siamo passati millefiori d'estate, d'autunno, il girasole, e adesso stiamo facendo anche miele e propoli, quindi stiamo riuscendo a raccogliere un po' tutto, ecco, tutto il prodotto delle api. Come vive una ragazza il mondo agricolo? Allora, ai giorni d'oggi è un po' critica per noi giovani inserirci in questo mondo, ma non tanto per il discorso della natura, perché noi alla fine siamo cresciuti qui in mezzo al verde, più che altro per la fase burocratica. Essendo una fase burocratica, un po' alla volta ci stiamo inserendo e cerchiamo di entrare, di riuscire a portare a casa più che riusciamo, ecco, far conoscere i nostri prodotti, a promuoverli, facciamo il possibile. Non sono neanche pettinata. Cosa si produce nell'azienda agricola Le Barbarighe? Si producono cereali da agricoltura biologica e li maciniamo a pietra col mulino aziendale. Da quanti anni? Una decina d'anni. Il mercato è buono per questo settore? È un mercato in crescita perché c'è una maggiore ricerca della farina che contenga il germe e per fare il pane in casa. Si ritorna un po' al passato, quindi. Un po' al passato, sì. Saluta Rossi. Arrivederla, molto lieta. Grazie. Thank you.
cosa si produce nell'azienda agricola? Nell'azienda agricola Brogiato si produce porro, topinambur, cavolo nero, zenzero polesano, insalate, radicchio, finocchio, tutte le verdure che lei vede esposte. Da quanti anni è iniziata la produzione? Dal 92 noi siamo produttori, specializzati soprattutto in porro, topinambur e kiwi. Abbiamo una grossa produzione di kiwi. Cosa significa essere agricoltori oggi? È una sfida che vogliamo vincere, perché è importante, perché l'alimentazione è fondamentale. Ne va del nostro futuro come uomini, come persone, sapere cosa mangiamo. Dobbiamo ritornare alle origini di quello che introduciamo. Dobbiamo essere... Cosa si produce nell'azienda vitivinicola? Nell'azienda si producono vini bianchi e rossi del Parco del Delta del Po. Quindi da quanti anni li producete? Sono 15 anni dall'impianto del primo vigneto. La produzione si gira sui 450-500 quintali all'anno, venduti prevalentemente in azienda. E abbiamo aperto un nuovo filone di mercato nella zona del Piemonte e Lombardia. Che caratteristiche hanno questi vini? Questi vini fatti nella zona semicolonnale del Parco del Delta del Po hanno la caratteristica di non essere particolarmente alcolici, e però sono molto profumati e molto aromatici.